tutti da Empty Italia, come potete vedere un inizio in grande stile con la mitica Ferrari testa rossa per una nuova puntata dedicata a Tazio Nuvolari, il genio del volante. Ben ritrovati con Empty Italia per un nuovo viaggio attraverso il tempo, lo spazio e il carattere degli italiani. In questa puntata sulle tracce della Gran Contessa, i castelli di Matilde di Canossa. Ciao a tutti da Empty Italia. Oggi ci troviamo a Uscio, un piccolo paese dell'entroterra ligure famoso in tutto il mondo per la produzione di orologi. Faremo un lunghissimo viaggio, non soltanto nel tempo, ma anche tra le bellezze di casa nostra. Ben ritrovati con Empty Italia. Siamo giunti alla parte conclusiva dei tre appuntamenti speciali dedicati al magico mondo delle Alpi, le cattedrali di ghiaccio e roccia che dominano il nostro continente. Siamo nei pressi di Villa Peruccio, vicino Carbonia, nel quadrante sud-ovest della Sardegna. Qui sono state rinvenute tracce di popolazioni stanziali ad economia agricola appartenenti al terzo millennio a.C. In particolare in questo momento mi trovo nella necropoli di Montessu, la più importante necropoli rupestre della Sardegna. 40 domus de Janas scavate in un anfiteatro di roccia naturale. Empty Italia si trova oggi in uno dei più grandiosi complessi neoclassici del nostro paese. Un gioiello paragonato per sontuosità e per prestigio alle regge di Versailles e di Schönbrunn. Siamo nella Villa Reale di Monza. Ed è proprio in una circostanza simile, nei pressi di questo magnifico palazzo, Palazzo Soranzo, che un giorno un giovane veneziano di modeste origini si imbatté nella buona sorte. Quel giovane si chiamava Giacomo Casanova e passò alla storia come il più grande seduttore del mondo. Contribuirono a rinvigorire una tradizione che dal tempo dei Romani ad oggi non ha mai smesso di essere onorata. Tokaj, Merlot, Chardonnay, Pinot e Moscato. Bastano questi nomi per identificare il Parco regionale dei Colli Euganei. 1953-2003. Sono trascorsi 50 anni dalla nascita del CERN, il Centro Europeo per la Ricerca Nucleare. Da allora molti passi avanti sono stati fatti in questo settore, dal World Wide Web alla creazione dell'antimateria, fino alla straordinaria macchina del tempo, così come l'ha definita il premio Nobel Carlo Rubbia. Ma vediamo di cosa si tratta. Il nostro primo servizio ci porterà a scoprire una delle fortezze italiane più contese nel corso dei secoli. Dai Bizantini ai Longobardi, dai Montefeltro ai De' Medici, fino al lungo dominio della Chiesa. Stiamo parlando della Rocca di San Leo, che ancora oggi ha mantenuto intatto il suo fascino magnifico. Vediamo. Giovannino Guareschi è un figlio della provincia emiliana. È nato infatti a Fontanelle di Rocca Bianca, in provincia di Parma. Quindi dopo aver trascorso qualche anno in queste zone, è stato chiamato, per il suo talento e per la sua bravura, da Angelo Rizzoli alla redazione del Bertoldo, che era un giornale umoristico dell'epoca. E qui infatti abbiamo un'immagine di quella redazione. Stiamo parlando di colui in grado di sollevare il mondo con un semplice punto di appoggio, il genio di Archimede, vissuto e tragicamente morto a Siracusa nel III secolo a.C. Vediamo. E qui dalla Paganella non solo sci, tra divertimento e nuove normative. Chi non ama la discesa con gli sci carving, con lo snowboard, può orientarsi su discipline più tradizionali come il fondo o anche divertenti come trekking a cavallo. Qual è il vantaggio di andare a cavallo sulla neve? Il vantaggio è che riesce. E adesso voltiamo pagina e andiamo a visitare un'antica e bellissima città del nostro sud. Interamente scavata nel tufo dell'altopiano murgico, Matera ha saputo conservare un'architettura urbana davvero molto speciale, tanto che l'UNESCO l'ha dichiarata patrimonio dell'umanità. Un mondo nascosto sotto Milano, un labirinto di passaggi underground che si sviluppa per migliaia di metri tra il castello Sforzesco, la chiesa di Santa Maria delle Grazie e la stazione centrale. Un gruppo di speleologi ci porterà alla scoperta di misteriosi camminamenti ed insospettabili ambienti. Vediamo. Un passato illustre per un florido territorio nell'Astigiano che oggi è in grado di offrire tecnologie d'avanguardia per la ricerca e la sperimentazione in campo agricolo. Vezzolano tra arte e scienza. Quali sono i progetti futuri del MARC? Sì, noi continueremo, credo, nei prossimi anni questo progetto principale che consiste nell'indagare l'uomo, però nella sua identità. Dottoressa Carli, come si inserisce la figura di Duccio all'interno della Santa Maria della Scala? La figura di Duccio si inserisce prima di tutto nella storia di Siena, perché indubbiamente Duccio è stato... Diversi altri tipi di materiali, in periodo nuragico essenzialmente le miniere di rame, poi ci fu l'interesse per l'argento, all'argento furono interessati i Fenici, i Puni... 5 miglia di costa rocciosa nella Liguria orientale, 2 promontori all'estremità, migliaia di chilometri di muretti a secco coltivati a vite... 5 paesini arroccati su speroni di pietra o disposti a grappolo in minuscole insenature.
Questo territorio è divenuto parco nazionale protetto dall'UNESCO nel 1997. Ma mantenere la bellezza e la tranquillità di questo litorale richiede efficienza e vigilanza. Si conclude questa puntata di Empitalia. Abbiamo percorso insieme un lungo viaggio attraverso il tempo, attraverso i luoghi e attraverso le grandi personalità del nostro meraviglioso paese. Delle Alpi. Empitalia ritorna naturalmente la prossima settimana nella sua versione classica. Io vi do appuntamento come sempre su Empty Channel. Mi raccomando, non mancate.